Madre mia, che buona! Buongiorno a tutti i cuoricini e bentrovati alla Cucina del Cuore. Oggi super ricetta siciliana che io personalmente amo pazzamente. Ho fatto uno dei pezzi di rosticceria siciliana, o meglio dire catanese, che io più amo, la cipollina. Sono fatte con un impasto lievitato sfogliato facilissimo da fare e poi farcite con cipolle e molto altro. Ovviamente potete variare, ma la realtà è che la cipollina si fa con tanta cipolla. Vi dico subito gli ingredienti e il procedimento. Ci serviranno 250 ml di acqua a temperatura ambiente, 5 g di lievito e 30 g di zucchero. Aggiungiamo anche 10 g di miele o di sciroppo di agave se non l'avete il miele di acacia e andate a mescolare il tutto con un frustino per fare sciogliere tutte le componenti insieme. Quindi nella ciotola della planetaria andiamo ad inserire 500 g di farina 00 con un minimo di 10-11 g di proteine. Girate il retro del pacco e vedete cosa c'è scritto nei valori nutrizionali. Le proteine sono scritte pure lì. Mi raccomando, è importante perché dobbiamo formare un impasto elastico. Quindi andiamo a inserire la mistura di acqua, lievito e zucchero e miele e andiamo ad inserire anche 60 g di strutto. Per una versione vegana potete inserire 60 g di olio di cocco. Quindi se impastate con la planetaria andate ad impastare a velocità minima con il gancio a spirale per i primi 5 minuti, dopodiché aumentiamo la velocità a 2 per far incordare bene l'impasto, aggiungiamo il sale e lasciamo impastare il tutto per un tempo massimo di 10-12 minuti. Se decidete di impastare a mano, minimo ci vorranno 15 minuti. Se invece impastate con il Bimby o con il Mambo, ci vorranno 3 minuti, ma poi continuate ad impastare a mano. Questo è il tipo di impasto che dovete ottenere, mi raccomando, liscio e molto elastico. Ed ecco come deve presentarsi l'impasto. Deve avere un punto di pasta morbido. Quasi quasi vi sembrerà appiccicoso, ma davvero pochissimo, ragazzi. Lasciatelo così, non aggiungete farina in questo punto della ricetta. Quindi formate una palla ed inseritela all'interno di una ciotola unta. Io l'ho spruzzata con dello staccante spray. Vado a mettere il mio coperchio in silicone, così evito di sprecare pellicola. Se volete tutte le cose che utilizzo le trovate giù nell'info box. E questo coperchio è comodissimo, ragazzuoli. Quindi vado a spruzzare con staccante spray e lo lasciamo lievitare fino al raddoppio. Ci vorranno all'incirca 1 ora e mezza, 2 ore all'interno del forno spento con la luce accesa. Quindi nel frattempo andiamoci ad occupare di andare a stendere il burro all'interno della carta da forno o potete fare come ho fatto nella ricetta dei cornetti, ovvero all'interno dei sacchetti gelo. Io questa volta ho utilizzato la carta da forno, quindi andiamo ad appiattire, prima a sbattere con il matterello. Mi raccomando, il burro deve essere ancora plastico, quindi uscitelo 10 minuti prima dal frigo di andare a fare questa operazione, ok? Il mio ancora era un po' duretto in realtà. Andatene a prendere 180 grammi e andate a formare un rettangolo di 40 x 30 centimetri. Se poi centimetro più, centimetro meno, non vi cambia la vita, ragazzuoli, ok? Io qua in realtà ne avevo utilizzato di meno, ma poi sapete che a voi vi do la ricetta perfetta. Quindi andatelo a stendere in questo modo. Ed una volta che il nostro impasto ha lievitato, guardate che bello, andiamola a prendere e andiamola ad impastare un attimino con le mani per andare a togliere la lievitazione che si è formata in precedenza. Dopodiché lo andiamo a stendere sopra un po' di farina. E regolandovi con la sfoglia di burro che avete steso in precedenza, andate a stendere l'impasto. Però, se notate che l'impasto oppone resistenza, non vi preoccupate, o lo coprite e lo lasciate riposare 2 minuti, poi si stenderà facilmente, oppure lo girate sempre come sto facendo io,
da un lato e dall'altro, ok? Quindi abbiamo ottenuto un rettangolo di più o meno 40 cm largo e lungo 65-70. Non ho preso le misure, ragazzi. Come potete vedere, ha preso il lato più largo dello strato di burro, della sfoglia del burro. Quindi andiamo a posizionare il burro sopra e andiamo poi a richiudere. Quindi andiamo a richiudere un lembo in una metà e l'altro lembo nell'altra metà fino a fare congiungere le due estremità. Ok? Io vi ho detto che avevo utilizzato poco burro, ma voi ve ne ho detto di utilizzarne di più. Quindi andate a richiudere bene così con le mani, dopodiché andate a girare con il lato aperto verso di voi e andate a stendere un attimino con il matterello. Non vi preoccupate se un po' di burro esce, prendetelo e lo rimettete sull'impasto. A questo punto andate a fare una piega a tre in questo modo e andate a riporre l'impasto all'interno di un foglio di carta di pellicola trasparente e lo riponete in frigo una mezz'oretta. Quindi, trascorsa mezz'oretta, andiamo a riprendere il nostro impasto, spolverizziamo, scusate, la spianatoia con un po' di farina e di nuovo con il lato aperto verso di noi andiamo a stendere di nuovo l'impasto per andare a fare un'altra pieghetta. Quindi a questo punto vado a fare solo una piega a 3. Ovviamente avrei potuto fare di nuovo una piega a 4 e poi a 3, ma ho preferito semplificare ed accorciare perché vengono buonissime lo stesso. Quindi andate a rimettere nella pellicola trasparente e lasciate riposare così ancora una mezz'oretta in frigo. Anche un'oretta a dire il vero. Quindi andiamoci ad occupare della cottura delle nostre cipolle. Andiamo a prendere 350 g di cipolle. Io ne ho utilizzato 700 g, ma in realtà per mezzo chilo ce ne va 350 g all'incirca. Poi se ne fate 400 g e vi resta un pochettino oppure ne mettete di più all'interno, questa è una scelta vostra, ragazzi, ovviamente. Adesso lo dobbiamo tagliare sottilmente a rondelle. Quindi io la faccio con la mia mandorlina in miniatura. Voi ovviamente potete farla a coltello, di uno spessore di 2-3 mm, non di più, ragazzi. Adesso vi do un consiglio per non morire e non piangere tutto il tempo, non farvi bruciare gli occhi, vi consiglio di andare a mettere la cipolla all'interno di acqua fredda. In questo modo non vi bruceranno gli occhi perché l'acqua aiuta a non fare bruciare gli occhi, appunto. Scusate il giro di parole, ma la realtà è questa. Andiamola a tagliare tutte e ci vediamo tra un po'.
Quindi andiamo ad inserire le nostre cipolle all'interno di una padella antiaderente. Io utilizzo queste di Lagostina Ingegno, che sono adatte per l'induzione, che sono fantastiche, che vi consiglio assolutissimamente se dovete comprare delle nuove padelle. Quindi andiamo a mettere la nostra cipolla, dopodiché aggiungiamo 2-3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Io utilizzo il mio olio ferrito, come voi già sapete, del quale trovate il link giù nell'info box. Le andiamo a stufare a fiamma media, coperte da un coperchio. Le cipolle si devono appassire a fiamma bassa, quindi ogni tanto aprite il coperchio e andatele a mescolare. E come potete notare, nella padella di fianco stavo andando a friggere le ciambelline allo yogurt che vedrete nella prossima ricetta. Quindi ditemi nei commenti se vi piacciono anche a voi le ciambelline fritte. Tralasciando le nostre ciambelle, vi vado a dire che quando arrivate a questa consistenza della cipolla, quindi ben appassita, andate ad inserire un cucchiaio di concentrato di pomodoro, aggiustate di sale e di pepe e fate tostare un pochettino il vostro concentrato andando a mescolare su tutta la cipolla. Dopodiché andremo a sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco e metteremo anche un cucchiaino di zucchero. Ovviamente ogni tanto assaggiate e sistemate di sale e di pepe e dopo aver sfumato con il vino bianco e messo il cucchiaino di zucchero, purtroppo non ha ripreso la scena, fate evaporare tutto l'odore di alcol, dopodiché andate, la vostra cipolla sarà cotta e l'andate ad inserire all'interno di una ciotola per farla raffreddare. Ed eccoci arrivati al momento più bello, ovvero quello di andare a riempire le nostre cipolline. Quindi andate a riprendere il panetto che avete lasciato 10 minuti a temperatura ambiente prima di andarlo a stendere. Spolverizzate una spianatoia con un po' di farina e andate a formare un rettangolo di 40x30. Ogni cipollina misurerà 10 cm di lato per lato. Quindi otterremo 12 cipolline esatte con queste dimensioni. E saranno tutte dello spessore di circa 8 mm, ok? Se non volete farle perfette come faccio io prendendo le misure, io ovviamente l'ho fatto per fare il video a voi, fatele come vi viene meglio, ragazzi, comunque. Ed ecco lo spessore che devono avere. Come potete notare, si nota anche la sfogliatura. Quindi andiamo a farcirle come. Io metterò anche del prosciutto, ma c'è chi non lo mette. A me piacciono così. Quindi vado a mettere un cucchiaio di passata di pomodoro che ho condito con sale, pepe, olio extravergine di oliva e un goccino di zucchero per andare a togliere l'acidità in eccesso. Dopodiché andiamo a mettere mezza fetta di prosciutto che io faccio a pezzettini così da evitare che quando la mangiamo ci tiriamo tutta la fetta di prosciutto, ma potete lasciarla pure intera. Vado a mettere un bel cucchiaio abbondante di cipolla perché si sa che la cipollina si chiama così appunto per l'abbondanza della cipolla e un cubetto, due cubetti di formaggio a pasta filata. Potete mettere della provola, della mozzarella per pizza. Qualsiasi cosa voi preferiate, vado a richiudere così a mo' di fagottino e per non fare aprire i lembi vado ad aggiungere al centro uno stecchino, uno stuzzicadenti. Se volete potete mettere delle olive nere o farcirle in altri modi con lo stesso impasto, ma la cipollina nasce così.
E ve ne faccio vedere un'altra, quindi un cucchiaino di pomodoro, il prosciutto, dopodiché aggiungiamo la cipolla, il formaggio e le olive nere che secondo me ci stanno benissimo. E se volete potete fissare i bordi, i lati, oppure no. Comunque saranno buoni in tutti e due i modi, perché tanto il composto all'interno non è liquidissimo e non va a fuoriuscire di troppo all'esterno. Guardate che sono carini. Vi faccio vedere anche che uno l'ho fatto con dei funghi un po' rosolati in padella, con dei funghi champignon, perché a mio marito non piace tanto la cipolla, quindi vado a farli in quel modo. E come ho fatto i funghi, potete farli in qualsiasi altro modo. Quindi vado a prendere un uovo e lo vado a sbattere e lo andrò ad utilizzare per cospargere la superficie con l'aiuto di un pennello delle nostre cipolline. L'uovo che rimarrà, ragazzi, domani lo utilizzerò per andare a fare una frittata. Quindi, una volta che abbiamo cosparso la superficie delle nostre cipolline con l'uovo, aspettiamo ancora mezz'ora prima di metterle in forno. Quindi le andremo a mettere dopo 30 minuti di riposo, così a temperatura ambiente. Nel forno statico preriscaldato a 230 gradi per circa 15 minuti. Ovviamente ricordate che ogni forno è a sé, quindi regolatevi voi per la vostra cottura. Io l'ho messa nel ripiano inferiore del forno. Ed eccole qui prontissime le nostre cipolline, sono davvero carine. Io sono contenta, raga. Quindi andiamo ad eliminare lo stecchino che abbiamo messo per chiudere bene e facciamole raffreddare 5 minuti, altrimenti la cipolla calda vi brucerà tutto il palato. Almeno io non so mangiare caldo, ragazzi. E guardate la meraviglia, ragazzi, io sono davvero contentissima. Assomigliano tantissimo alle cipolline catanesi. Ovviamente la ricetta è mia, ragazzi, non me l'ha data nessuno, ho cercato di immaginare i sapori e pensare come potevano essere fatte. Spero che la ricetta vi piaccia. Se vi piace, lasciatemi un commento giù nei commenti e vi ricordo che mi trovate anche sui social, Instagram, Pinterest, Facebook e anche su Telegram, dove ci sono dei cuoricini fantastici e dove ogni giorno io parlo con voi. Quindi un grosso abbraccio ancora a tutti, alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore. Ciao!